Ma io dico no, ma io è dal 2016 che sono al cospetto dell'Atlante e per tutti i favori che gli ho fatto lui mi ha regalato un'astronave. Ma perché devo usare sto scalapizzette qua quando posso prendermi la mia astronave, quella che mi ha regalato l'Atlas nel lontano 2016? Ecco finalmente il ritorno dell'Horizon Omega, pronta a debuttare anche in questo permadeath. Non avrai lanciarazzi, ma c'è l'iperguida. Quindi, tanto di cappello, siamo molto avvantaggiati. Sperando che non si bughi la simulazione dell'Atlante bastardo. E andiamo. Presa. E dai! Io dico, che le fanno a fare le scale se abbiamo il jetpack? E adesso che vuole sto Corvax? Mi sta a chiamare. Ma noi sappiamo che i Corvax sono schiavi dell'Atlante, vero? Tuta, occhio. Vediamo cosa vuole. No, io sono un viaggiatore, non un'anomalia. Chi ti ha detto che sono un'anomalia? Poi che vuole sta Atlante da me? Perché? Poi che tu odi l'Atlante a me non me ne frega niente. Va bene, dai, ti aiuto, però sappi che non sono un'anomalia. No, no, per carità, ma chi te frega? No, no, tranquillo, tranquillo. Tuta. Io non mi fido affatto di questa gente. Ecco, pure questo saluta. Fa finta di niente. Questi salutano. E io saluto, ma io non mi fido, Tuta. Io devo andare via da sto posto. No, no. Non mi fido per niente. Via, via, via. Vediamo se dal teletrasporto possiamo andare via. Niente. Pure il teletrasporto ci ha bloccato sto bastardo d'Atlante. Via Tuta, dobbiamo andare via. Assolutamente, scappa, scappa, scappa. Via, 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 via da sto posto. Via, via. Lo vedi Tuta? Lo vedi? Che mi ha trovato? Basta, io me sono rotto il cazzo. Il sodio ce l'ho. Mi posso curare lo scudo. Vai. Andiamo. Sfonnamolo. E dai, l'abbiamo sfonnato, porco due. Mandane un altro adesso, dai. Mi ha fatto avvelenare, dai. Ebbene, l'Atlante ha mandato un suo rinforzo. Siamo pronti, combattiamo anche con questo. Dai, forza. Atlante, mandane un altro, dai. Lo aspetto volentieri. Torniamo dal Corvax, raccontiamogli quello che è successo. Deve aver riconosciuto la mia vecchia nave, quella che mi ha regalato nel 2016. Non avrei mai dovuto prenderla. Hai ragione, amico mio. Devo cambiarmi d'aspetto. Così almeno sui pianeti non mi riconoscerà. Ok, andiamo. No, la forma del Gek no. Travestimento perfetto, Tuta. Che ne dici? Così non ci riconoscerà mai. Ok, siamo dei geni. Tuta, ma dove cazzo m'hai portato? Ma come pretendi che io faccia una base qui, in questo posto dove non c'è niente?
E per di più sono senza carburante per l'astronave, per i propulsori di lancio. Cioè, ma dove cazzo vado qui? Dove la faccio una base? Ah, maledetta te. Via, via. Andiamo se ne via. Subito. Vai. Altro giro, altro pirata. Dai, Tuta, così andando avanti diventeremo ricchi. Ricchissimi. Forza, forza. Famo fuori pure questo e andiamo. Altri due colpetti, tuta, ce l'abbiamo fatta. Vai, dai, dai. Perfetto. Fatto fuori. E siamo a 300.000 unità? Bene, 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 dai. Almeno possiamo permetterci qualcosa. Cazzo, le sentinelle su sto pianeta rompono proprio i coglioni, ma proprio tutto il sistema. È incredibile, mi stanno addosso come le piattole. Dai, andiamo, prendiamo un po' di idrogeno, via. Così non rimaniamo senza carburante. E andiamo. Fermo, 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 to cazzo vado! No, 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 no! Ecco, mo arrivano le sentinelle. Cazzata che ho fatto, tuta. Torna giù, torna giù. Torniamo sul pianeta. Mannaggia, se mi incastrano sullo spazio, le sentinelle è la fine. Siamo fottuti. Ok, siamo riusciti a scendere sul pianeta, però ci ha seguito una sentinella. Bisogna farla fuori. Dove sta? Eccola qui dietro. Sta dietro di noi. Aggiriamola. Vai, facciamo fuori questa sentinella. Ah, più semplice del previsto. Adesso facciamo in modo che finisca l'allarme. Quindi giriamo un po' per il pianeta. Cazzo, Tuta, non ne vogliono sapere di andarsene. Sono sempre lì in allerta e se esco dal pianeta sono fottuto. Devo assolutamente inventarmi qualcosa. Bisogna uscire. Via, 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 verso l'astronave, via, via, via. Andiamo. Ma l'allarme non cessa. Il conto alla rovescia non c'è, bisogna fare qualcosa. Un altro riparo, eccoci. Perfetto, rubiamoci un po' di dati di navigazione e interagiamo con che cazzo facciamo? Vediamo se ci trova qualche posto buono. Ah, il solito indovinello. A scuola ero un genio in matematica. Non posso sbagliare. Grande.
Vediamo cosa c'è in giro. Cerchiamo un po' di risorse. Qui non c'è nulla di interessante. Lì giù vedo qualcosa. Tuta. Sodio. Un giacimento di sodio. Fantastico. Tutto nostro. Via, scendi, scendi, scendi. Madonna, quanto ce n'è, dai, dai, prendilo tutto, prendilo tutto. Ci serve tutto. Tuta, basta, sempre le stesse cose. Mi racconti una barzelletta, per favore. Non c'è dialogo con te. Proviamo a uscire. Niente, non c'è modo di lasciare il pianeta. Non sparisce l'allerta delle sentinelle. Che cazzo dobbiamo fare, Tuta? Tuta, aiuto. Che facciamo? Tuta, ma quando hanno distribuito l'intelligenza artificiale, tu dove cazzo stavi? Dici sempre, sempre le stesse cose. Sembri un VIC-20, porco due. Dai, 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 facciamo qualcosa. Almeno qualcosa di buono ce l'ha sto pianeta, dai, prendiamo anche tutto questo sodio, prendiamo il didro... Ma che cazzo di parcheggio hai fatto? Dai, dai, sodio, idrogeno, tutto, tutto, tutto. Devo prendere tutto. Via, proviamo di nuovo. Oh, alleluia. La ricerca di sentinelle è un conto alla rovescia. Finito questo, siamo liberi di lasciare il pianeta. Dai Tuta, ce l'abbiamo fatta. Non grazie al tuo aiuto però. Tacci tua. Destinazione, stazione spaziale. Prima o poi riusciremo a lasciare questo sistema. Libera guida ce l'abbiamo, ci serve solamente il carburante. Dai, andiamo. E di certo, Tuta, tutto questo non grazie a te. Renditi utile, porca miseria. Ok, ciao Atlante. Fatti sotto, io sono quasi pronto.